Eccole, vuoi un palito di pomodoro? Puoi prenderlo se vuoi. Prendi un pezzo, solo uno. Vediamo cosa c'è qua. Wow! Questo Ale è peperone, cipolla e aglio con un pochettino di paprika. Adesso aggiungiamo il pomodoro. Pomodoro! Cino! Cino, esatto, lo aggiungiamo al capitano Cino. Pipan. No, pipan non c'è lì, lì c'è solo Cino, eh. C'è solo la lama, c'è solo il coltello di Cino. Coccodrillo. No, Ale, non c'è il coccodrillo qua dentro. Cino. Cino, sì. Ecco. No, please. Vuoi ancora pomodoro? Ok, prendi questo. Finito. Finito. Ok, taglio. Giallo? Come giallo? Ho aggiunto il pomodoro. 20 grammi di olio extravergine d'oliva. Ale, vuoi farlo tu? Aspetta, tara, zero, pronto? Vai. Togliamo il dudo, niente dudo. Ecco qua, vai. No, non devi toccare qua, non devi toccare qua. Non devi toccare, Ale, non devi toccare. Ecco, wow. Finito. No, non è finito, Ale, ancora, guarda, guarda. Issa. 7, 8, 9, 10, 11, 16, no, non toccare, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ecco qua, avanti, 250 grammi di riso basmati. Bagnati. Basmati, Ale, certo, Ale, chi altri? Chi altri se non Ale? Allora Ale, questo è un chilo, dobbiamo metterne un quarto di chilo. Quarto. Pieno lì? Sì. Ale, dobbiamo aprirlo? Io. Fa Ale? Sì. Allora, fammi vedere come si taglia. Qua. Bravo. No, giù. Bravo. Qui. Qui. Bravo. Qui. Non sulle dita di papà. Vai, vai. Ancora? Vai, 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 vai. No, di più, ancora, ancora. Ale, così, ecco, no, aspetta, aspetta, no, troppo, troppo, ecco, così, ecco, vai, 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 di più, oh, issa, ok, ancora, shh, ancora, grazie, mamma, no, Ale, posso, papà? Così, guarda, una mano tira e l'altra dentro, dentro, dentro e zacchete! Dentro, dentro, dentro e zacchete! Ok? Zacchete! Ale. Adesso Ale, questo. Puoi metterlo tu? Sì. Però qua non puoi toccare, eh? Ecco qua. Ale. Aspetta, aspetta. Tara zero, vai! Vuoi un chicco? Chicco. Prendi un chicco, tutto per Ale. Ale, ne hai presi un sacco di chicchi. La pluralizzazione non ti è ancora... Mo please, ma guarda, ne hai mangiati, ne hai presi fuori 40.000. Ma dei chicchi. Ale, sì, mo please chicchi. Chicco, chicco, mangia chicco dove c'è un bambino. Ale, non farti vedere che lecchi il tavolo dai nostri amici di Facebook o YouTube. Ecco Ale, questi tutti per te, tutti per te. Ecco, li vogliamo metterli dentro? Sì, bravo. Ancora? Qui. Li vuoi tu? Sì. Ecco, allora così. Però Ale, questo è crudo. Qui. Sì, allora mettiamo qui. Ecco. Come? Sì Ale, questo qua serve per essere cucinato, lo mangerai cotto. Avanti. Abbiamo della salsa piccante o salsa messicana, mamma? No. Hai fame Ale? No. Ecco Ale, il grissino di papà.
Allora saltiamo la salsa piccante. Salsa rossa. Chiuso. Chiuso, sì, adesso lo chiudiamo. Avanti, niente. 20 grammi di concentrato di pomodoro, magari ne mettiamo un po' di più. Mamma, ma avevi già il peperone? O no? Ah, forse l'hai comprato un altro. Ecco Ale. Togli qua, bravo. Ale. Ale? Ok, vai. Squeeze. Oh. Squeeze. Ancora? Wow, Ale, ma sembra ketchup, solo che è buono. Faccio qui. Buono? Facciamo un altro po'? Ne vuoi un po' tu? Fai un dito così? Mm-hmm. Come se fosse dentifricio, eh? Ecco, senti, questo Ale è pomodoro concentrato. Ma pomodoro fatto. No, pomodoro concentrato niente, adesso basta Ale. E adesso Ale, dai, Ale, dobbiamo cucinare. Un cucchiaino di sale, vuoi darmi la mano? Fai così? Bravo. Sei il mio cucchiaino vivente. Oh, vai! Bravo, Ale! Aspetta. No, così, così, così. Bravo! E adesso un cucchiaino di pepe macinato fresco. Ecco. Crepiti, clopiti, clupiti. Eh? Bello. E adesso un cucchiaino di dado per brodo vegetale fatto in casa. Non ci crederete, ma ce l'abbiamo. Abbiamo il brodo vegetale di Hilton, che per chi ci segue da casa, questo è il primo ristorante vegetariano del mondo e sta qua a Zurigo. Sì, Ale. Bravissimo, bravo. Piano, aspetta. Ecco. Pronto? Bravissimo, Ale, dammi un 5. Bravissimo, Ale, wow. Sai che non credevo che ci saresti riuscito senza buttare tutto per terra? Ha. Vuoi chiudere tu? No, qui. No, qui. Altra parte, ruota. Più centrato. Usa due mani. Bravo, così. E adesso avanti. Coccolino. Coltello. Come, questo è un coltello molto forte, questo è un coltello smussato. Ok. Vuoi aprire? Come si dice? Apri. Apri, me lo dai un bacio. Apri. Apri. Per favore. Apriamo. Apriamo. Wow. Piano. Fate, 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 fate. Ale, io non so dove tu abbia inventato questa mossa, però è simpaticissima. Oh, apri per? Fuori. Ok, apriamo. Wow. Buono, sembra buono. Adesso con questa salsa ci facciamo il risotto con i peperoni e dopo ci saranno i cevapcici. Prova a dire cevapcici. Papacici. Papacici. Bello. Adesso intanto facciamo un po' di pulizia, buttiamo via questo. Qua c'è un chicco di riso per Ale. Ale, c'è il mio dito, eh? Hai fatto la bua? No. Sì, mi hai fatto la bua. Piano. Molto meglio, molto meglio. Ancora 20 secondi? Sì. Mi dai le forbici che non ci servono più? Grazie. Te le mettiamo a posto. Buon altro grissino fatto da papà? Grissino. Grissino. Mm.
Grissini fatti ieri, sempre col bimbi, eh? Formaggio e olive. Buono? Avanti. 750 grammi d'acqua. Oh wow! Buono! Acqua. Esatto, Ale, l'acqua è fondamentale per il risotto. Molla lì. Anche muova qua. Anche Ale. Ale? Allora vieni qua. Se vuoi mettere l'acqua. Vieni qua, alzati in piedi. Ecco qua. Vai. No, non puoi toccare qua. No, molla. Bravo. Papà. ...530 ancora. ...750 ...75, 745. Ecco qua, 751. Avanti. Ci pesi tu, Ale? E adesso 10 minuti spatolando. Eccoci qua. Adesso Ale, dobbiamo aspettare 10 minuti. Tra 10 minuti il nostro risotto è pronto. Chicco di riso? Perfetto. Mamma, penso che sia pronta fra 10 minuti. Riprendere il composto di carne e formare con le mani inumidite dei salsicciotti ben compatti, poi scaldare in una padella 3-4 cucchiaie di olio vergine e cuocere i cevapcici fino a completa doratura. Bene, noi vi salutiamo. Ciao, ciao a tutti.